Ah, oggi facciamo un esperimento. Vi parlo di un romanzo che non ho ancora finito di leggere, una specie di semi-recensione in corso d'opera. Sarebbe interessante poi scambiare qualche opinione con voi se qualcuno l'avesse già letto. Si tratta di Le lacrime di Nietzsche, di Yalom. Ho scoperto questo autore americano recentissimamente perché una persona che conosco mi ha raccontato il suo romanzo più famoso, La cura Schopenhauer, in cui si narra di uno psichiatra che scopre di avere un male incurabile, si mette a fare il bilancio della sua vita anche professionale e ripensa soprattutto ai propri fallimenti. Quindi si rimette in contatto per vedere cosa è successo con un suo ex paziente, per cui la terapia era stata inutile. E qui, sorpresa delle sorprese, scopre che quel tale non solo è guarito dopo di lui, non grazie a lui, ma si è laureato in filosofia, tutto il suo fatto un percorso e anzi sta per diventare counselor filosofico. Qui inizia un rapporto nuovo tra i due. L'ex paziente ha bisogno di fare un certo numero di ore di tirocinio per poter esercitare questa nuova professione e il vecchio psicoterapeuta lo inserisce in un suo progetto di terapia di gruppo. E lì mi dicono che le cose si fanno parecchio interessanti. Lo leggerò sicuramente, però intanto mi attirava di più un altro romanzo dello stesso autore, Erwin Yalom, uno psichiatra americano, lui stesso prolifico autore sia scientifico che di narrativa, più che novantenne oggi. Venezia 1882, il dottor Joseph Breuer, considerato uno dei padri della psicoanalisi, viennese in quel momento in Italia, in vacanza, riceve una curiosa nota da parte di una sconosciuta che gli chiede un incontro in un caffè. Accetta e salta fuori che la tipa lì è un'amica di Nietzsche, all'epoca ancora molto giovane, non famoso, e Breuer rimane intrigato perché la ragazza, parte molto affascinante lei, ma gli mostra una lettera che addirittura Richard Wagner, il celebre compositore, ha scritto al suddetto amico, Nietzsche, quindi di prova dell'amicizia. E questa cosa è interessante per Breuer, no? Perché Wagner vede in questa lettera esprime apprezzamento per un libro di Nietzsche, il quale ha questi mal di testa mostruosi, disturbi vari assortiti, è praticamente sull'orlo del suicidio e la fanciulla in questione, questa giovane avvenente Fräulein, molto sicura di sé, raffinata, è certa che il dottor Breuer possa aiutare l'amico filosofo in crisi. Quindi insiste, 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 finché lo convince a sottoporre il povero tormentato giovane filosofo a questa strategia sperimentale, cioè appunto considerato, dicevo, uno dei padri della psicanalisi, no? Quindi c'è anche un caso celebre in cui sembra che abbia collaborato con Freud su una certa paziente, nome in codice Anna O, che soffriva di isteria e anche qui nel romanzo è nominata naturalmente, e su quel caso si basa un lavoro a quattro mani, firmato quindi sia da Breuer che da Freud insieme, gli studi sull'isteria pubblicato nel 1895. Tornando al tavolino del caffè veneziano, dove la misteriosa e affascinante ragazza tampina il professore, c'è la sua ritrosia iniziale, ma lei come ha fatto a trovarmi? E l'altra gli dice, ah no, ma mio fratello ha seguito i suoi corsi all'università Vienna. Poi gli mostra la lettera di Wagner di cui si diceva, insomma c'è tutto un mondo viennese che si ritrova in laguna e ci sono anche una serie di colpi di scena che ovviamente non vi racconto. Lo stile è scorrevole, si lascia leggere bene, come dicevo non l'ho ancora finito. Però è interessante lo schema narrativo che è basato da un lato sulla curiosità professionale del professor Breuer, dall'altro sul potere della parola condivisa, dell'amicizia, dello scambio. E Breuer trova sollievo in questo interessante, nelle sue conversazioni con Nietzsche, queste sedute, queste sessioni, perché anche lui stesso si ritrova ad affrontare la propria psiche, i propri problemi interiori, guarisce, in altre parole, se stesso, il che è preliminare necessario per essere in grado di guarire un altro. Qualche critico ha parlato di potere redentivo dell'amicizia come cifra di questo libro e per ora mi pare di essere d'accordo, poi vedremo come va a finire. Alla prossima storia e iscrivetevi al canale.